Mercato lo stesso. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video di pulizie. Più che altro sarà un pulizie e organizzazione di alcuni spazi delle camere dei ragazzi, tipo i cassetti di Zana, piuttosto che lo spazio per tenere le cose della scuola e quindi niente, ho pensato di portarvi con me in questa riorganizzazione con noi, perché in realtà anche i bambini mi danno una mano e fatemi sapere cosa ne pensate, voi come organizzate i cassetti dei ragazzi. Io ho voluto provare questo metodo, che se non sbaglio è di Marie Kondo. Questo qui di arrotolare i vestiti in modo da riuscire a vedere perfettamente subito tutti i capi che si hanno nel cassetto, invece se sono uno sopra l'altro comunque non si riesce a vedere subito a colpo d'occhio quello che c'è dentro. Quindi aspetto sotto nei commenti di sapere come organizzate voi. E adesso vi lascio al video. Adesso passiamo a riordinare e riorganizzare lo scaffale dove Gabriele e Manuel tengono i loro libri e a sistemare qui sotto che c'era un casotto pazzesco.
adesso invece passiamo a riordinare e appunto anche riorganizzare questa parte qui dell'armadio, che è dove tengono i quaderni nuovi, e le penne, le matite, i bianchetti che avete visto abbiamo comprato per farne scorta, in modo che durante tutto l'anno, se ne hanno necessità, li hanno. Solo che ci hanno messo le mani loro e, come vedete, è un po' incasinato, quindi vado a rimettere tutto quanto in ordine. E poi stavo pensando che sarebbe da aggiungere uno scaffale, un ripiano, perché sennò è veramente non è sfruttato appieno questo spazio. Comunque vi lascio alla sistemazione. Per il momento ho messo posto così, però oggi andrò a comprare una scatola di plastica, così almeno levo questa scatola di cartone, per metterci dentro tutte le cose in più che ci sono: matite, penne, gomme, perché si è tutta sfasciata questa, quindi bisogna levarla, e i quaderni, quelli che mancano a righe per Giada e a quadretti piccoli per i grandi. Il resto ne abbiamo, quindi siamo a posto per un po'. Un po' di scorta la tengo sempre, perché in modo che quando gli serve il quaderno possono prenderlo dall'armadio senza che dobbiamo magari scendere apposta per comprarlo. Magari in quel momento non si può, uno sta male o boh, per qualsiasi altra ragione. Beccata lo stesso. E adesso cominciamo a sistemare il resto della camera, che come vedete è incasinatissima, perché se avete visto i vlog precedenti sapete che non sono stata bene, ho preso il virus intestinale, niente di che però mi ha tenuto ferma quasi una settimana. Di conseguenza i bambini, che sono rimasti a casa perché non stavano bene neanche loro, non avevano il virus intestinale, però non stavano bene, hanno sì fatto qualche cosina, aperto un po' le finestre, sistemato un po' i letti, però niente di che. Hanno cercato di tenere un po' in ordine, ma niente di che. Perciò sono andata poi, appena mi sono ripresa, che ho avuto le forze, sono andata a sistemargli la camera un pochettino io. E come vedrete le mie assistenti sono sempre presenti, come vedete anche Giada si soffia al naso perché aveva un po' di raffreddore. E niente, quindi adesso vi lascio alla sistemazione della camera.
finita la camera dei ragazzi, passiamo a quella delle ragazze, dove, come potete vedere, c'è ancora un esemplare di Giorgia che dorme, perché anche lei non è stata tanto bene con lo stomaco il giorno prima, e quindi diciamo che si è fermata un pochettino di più nel letto a dormire. Ma tanto tra un po' la dovrò far alzare, perché dovevo andare a cambiare le lenzuola dei letti. Sabrina, quello di Sabrina non mi vedrete cambiarlo, perché se l'era già cambiate lei il giorno prima. E come potrete vedere, ho anche combinato un guaio: ho rotto una candela che Nicole aveva regalato a Giorgia, e non l'ho fatto apposta.
Ed ecco finita anche la camera delle bambine. Siamo andati a sistemare le scrivanie dappertutto. Adesso vi farò vedere anche i mobili, i cassetti. Che però diciamo che è una soluzione provvisoria perché poi nel pomeriggio siamo andati a comprare i divisori per i calzini che volevo mettere a Giada. Ho provato a mettere a Giada per vedere se era una cosa utile e interessante e quindi diciamo che ancora non abbiamo proprio finito. E infatti eccoci qui il giorno dopo per sistemare il cassetto dei calzini. Ho dovuto fare comunque delle modifiche perché i divisori sono alti 32 centimetri e non ci stavano in quel cassetto lì, quindi abbiamo dovuto fare degli spostamenti. Ed eccolo qui sistemato. Siamo andate a mettere in uno le calze, che come vedete ci stanno anche due paia di calze in certi buchi, e nell'altro invece da una parte le mutande e dall'altra i top. Adesso invece vado a sistemare la scatola che vi avevo detto nella zona porta cose della scuola. Sono andata a levare questa scatola di cartone e abbiamo preso questa scatola rossa di plastica che, come ne abbiamo già altre in casa, mi trovo benissimo, sono comodissime e almeno è tutto molto più ordinato. E infine, proprio come ultima cosa, siamo andate a cambiare finalmente il cuscino a Giada, così anche lei, adesso avendo il letto grande, ha un cuscino grande. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non dimenticate di attivare la campanella su tutte per non perdere le notifiche dei nostri prossimi video. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!